Buonasera di nuovo a tutti dai microfoni di RDA Radio 1 in diretta, circuito Spreaker Podcast Player, che ci mette anche il gemellaggio con RSE e Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria. Buonasera a tutti coloro i quali ci seguono attraverso il circuito di onlineradiobox.com, attraverso anche gemellaggio con Antenna Romana 1, e buonasera a tutti coloro i quali ci seguono anche attraverso il gemellaggio del circuito di web radio associate che ci permette la collaborazione con Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer e JoSavn. Buonasera speciale e ringraziamento speciale vanno alla redazione di Napoli di radiovacanze.com, in modo tale che ci mettono a disposizione anche la redazione giornalistica e sportiva, e di questo li ringraziamo per la pazienza. Siamo a commentarvi con M91 Crotone il taccuino di Antonio Milano, il post della partita che ha aperto e avviato gli anticipi di Serie C, Girone C, Lega Pro 2023-2024. In questo caso Catania-Crotone, l'altra partita che si è disputata come anticipo di questa prima giornata di campionato di Serie C Lega Pro, ovviamente Girone C, è quella che riguarda il Giuliano, che ha battuto il Sorrento per 1-0, mentre il Crotone sbanca l'Angelo Massimino di Catania con la rete di Alessio Tribuzzi, e insieme al Giuliano rappresenta praticamente al momento, in attesa dei risultati delle altre partite che si giocheranno tra domani e domenica. Esattamente domani sarà il turno di Audace Cerignola, CR Messina e Avellino Latina, che sono i posticipi serali, e domenica sera Monterosi Tuscia, Juve Stabia, Potenza Brindisi, Taranto Foggia, Turris Benevento, Virtus Francavilla Picerno e Casertana Monopoli. La partita arbitrata da Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, chiaramente Marco Toce della sezione di Firenze, ed esattamente gli altri due assistenti dell'arbitro, l'altro assistente dell'arbitro, esattamente. Vi dico subito chi. Simone Pazzini della sezione di Prato, il quarto uomo ufficiale era Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2. Non abbiamo, ma ci riserviamo una volta che vi racconteremo tutta la giornata, tutta la prima giornata, vi riassumeremo tutta la prima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La prima giornata, per l'esattezza, di farvi avere le conferenze stampa post partita dei due allenatori,
Luca Tabbiani per quanto riguarda il Catania e Lamberto Zauli per quanto riguarda il Crotone. Limitiamoci questa sera a commentarvi le fasi salienti di questa partita con cui il Crotone sbanca l'Angelo Massimino di Catania. E Guido Gomez che riconquista la palla, avvia un contropiede magistrale all'88esimo, rischia di raddoppiare. Lo stesso Tribuzzi, Alessio Tribuzzi, realizza il vantaggio degli squali al 66esimo con Jacopo Petriccione, che adesso ufficialmente è rientrato nella rosa, come è rientrato dal suo rientro al Bari, di nuovo in prestito al Crotone, Andrea Del Rico, per quanto concerne almeno alcune delle ultime notizie del mercato che si è concluso, mercato estivo che si è concluso alle 20 di questa sera in concomitanza con il quarto d'ora, la conclusione del primo quarto d'ora di gioco allo stadio Massimino di Catania, che prende l'avvento sullo storico Cibali. È Petriccione che lancia il neo acquisto, Leo sulla destra, serve Eugenio D'Ursi, il cui cross è deviato in rete di testa da Alessio Tribuzzi. Che cosa dire di questa partita? Una partita che ha visto più forte il Catania nel primo tempo, con due pali lambiti, ma con due azioni magistrali che hanno rischiato anche di portare in vantaggio il Crotone. Sono 4-5 i tiri nel primo tempo, di cui almeno due per parte. Nel secondo tempo si vede un po' di più forza nel Crotone, e praticamente è Pannitteri che lancia sulla destra Leo, mette al centro per Eugenio D'Ursi, ma il suo tentativo finisce sull'esterno della rete. Gli squali sono vicinissimi al vantaggio con il gran bel destro di Alessio Tribuzzi al 47esimo. Petriccione sostituirà Orazio Pannitteri al 60esimo. E Tribuzzi dalla bandierina che serve Marco Tumminello, che colpisce di testa mandando di poco alto al 62esimo. Poi è D'Alterio che si supera in una parata sul destro ravvicinato di Samuel Di Carmine, innestato da Rocca. Il vantaggio degli squali, abbiamo detto, arriva al 66esimo con Alessio Tribuzzi che sfrutta praticamente un passaggio di D'Ursi servito da Leo, e sfrutta di testa praticamente il servizio di Eugenio D'Ursi, ripagando così il suo allenatore. Gomez sostituisce Tumminello al 76esimo e poi è il portiere che ha sostituito Dini con qualche incertezza. Andrea Dini, portiere, praticamente primo portiere ufficiale, che quest'oggi saltava per un turno di squalifica alla partita di avvio di campionato.
D'Alterio perde tempo al 77esimo e viene logicamente ammonito dall'arbitro. Il primo ad essere ammonito nella partita è proprio Felipe per il Crotone al 35esimo. All'82esimo viene ammonito invece Mazzotta per gli Etnei. Al 90esimo un gran sinistro di Chirico dal limite che finisce di poco al lato, mentre Gomez avvia un contropiede magistrale all'88esimo. Il destro di Tribuzzi però viene respinto di piede da Livieri. All'83esimo invece c'era stato un calcio di punizione battuto dalla destra di Petriccione per la testa di Guido Gomez, la palla però termina fuori. Gli sviluppi su un corner per il Catania arrivano al 93esimo e Curado che manda di testa alto dall'area piccola. L'arbitro concede in questo caso, mentre nel primo tempo aveva concesso un solo minuto di recupero, alla fine del secondo tempo vengono concessi 5 minuti di recupero e con un extra time, per cui l'incontro finisce all'Angelo Massimino di Catania con la vittoria del Crotone per 1-0 al 96esimo. Queste le fasi più salienti per raccontarvi questa avventura che parte bene per il Crotone in questa prima giornata, che si aggiudica praticamente il primo posto in classifica, non solitario, perché il Giuliano riesce a vincere in casa battendo il Sorrento per 1-0, come il Crotone batte per 1-0 il Catania. Ripetiamo, il calendario di questa prima giornata si concluderà con le partite di domani delle 20:45 Audace Cerignola, ACR Messina e Avellino Latina, e si concluderà domenica con le partite delle 20:45 Monterosi Tuscia Juve Stabia, Potenza Brindisi, Taranto Foggia, Turris Benevento, Virtus Francavilla Picerno, mentre la partita Casertana Monopoli è stata rinviata a mercoledì 27 settembre alle 20:45. Vi daremo notizie per quanto riguarda l'ultima partita di campionato della prima giornata e vi racconteremo domenica sera praticamente le partite fino a quel momento giocate, con il riassunto della classifica finale. In questa edizione vi racconteremo anche le sensazioni di Lamberto Zauli e Luca Tabbiani per quanto riguarda le conferenze stampa post partita. Vi ringraziamo ancora una volta, vi auguriamo buon weekend, buona domenica con largo anticipo da parte di Antonio Milano per quanto riguarda questa seconda edizione di Taccuino di Antonio Milano per M91 Crotone, commenti e sintesi del match valido per la prima giornata di Serie C, Girone C, Lega Pro 2023-2024. Ringraziamo i circuiti di supervisione Spreaker, Podcast Player, Web Radio Associate e logicamente online radiobox.com, le consociate
RSE e Regno dei Borboni 7 per da Reggio Calabria per Spreaker Podcast Player, Spotify Free, iHeartRadio, Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer e Joe Savan per web radio associate, Antenna Romana 1 per online radiobox.com, e ringraziamo la redazione giornalistica e sportiva messaci a disposizione da Napoli, da radiovacanze.com. Grazie a tutti e buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1, linea allo studio. Buona serata da parte di Antonio Milano.